Dopotutto il mondo di Minecraft è incredibilmente vasto, quasi infinito, e chissà chi si può nascondere fra quei blocchi. Quindi ho chiesto alla mia intelligenza artificiale di trovarmi un seed di Minecraft che però sia maledetto. E quindi lei ha ricercato su Reddit e dappertutto. Quindi ho inserito il seed e ho iniziato. Questo dovrebbe essere il seed della montagna e qui farò meno tagli possibili perché chiaramente qui dovrebbe spawnare qualcosa in questa montagna molto segreta e misteriosa. Cos'è stato? Ehi? Ho sentito qualcosa da questa parte? Fermi tutti, ho sentito chiaramente qualcosa. No, ho paura che ci sia qualcosa di strano. Oh mio Dio, che caspita era? La montagna è ancora intatta. Ma forse era stato un pollo, dai, che pizza. Ogni volta che mi confondo con gli animali, poi mi spavento troppo io. Ma avete visto lì? Ma c'era prima questa cosa, raga? Io non mi ricordo se c'era. Cioè, questa caverna qui, a me non pare ci fosse prima. Forse era tutto vero quella cosa della montagna. Oddio, se è veramente così. Però no, magari c'era, non mi ricordo. Siccome è buio lì, direi prima di prendere questo carbone, perché se no non riesco a vedere niente. Quindi ho preso del carbone, mi sono costruito anche una spada per sicurezza. Io ora qua metterò delle luci, perché non saprei che cosa sta per arrivare. Oh, ah, cosa sta succedendo lì in fondo, avete visto? Sì, in effetti si stava buggando, ma non capisco come mai. Prenderò questo ferro. Ok, allora adesso direi di continuare. Ti giuro, ho visto tipo una sorta di Steve qua blu, ma credo di essermi completamente inventato tutto, non lo so, mi sono spaventato per un attimo. Ormai mi sto suggestionando troppo su sto gioco. Se vabbè, ma qui dove caspita si va? Per sapere come continua, guarda il video fino alla fine. E all'interno di questo seed di Minecraft Bedrock Edition si dice che ci sono gli Smiling Critters di Poppy Playtime 3. Ok, sono spawnato in un posto molto misterioso, quindi adesso sto iniziando a prendere la legna perché è molto importante per l'inizio. Ok, adesso inizierò a cercare delle caverne o qualcosa di questo tipo. Questo è veramente un posto molto misterioso e mi piace anche come posto. Guardate, è carino. Ok, sto scavando della pietra. Per ora non è ancora successo niente e sento come una certa tensione in questo mondo. Ah, mi stavo scordando di dirvi che in questo mondo in teoria non dovrebbero spawnare mob, letteralmente, proprio perché il seed è fatto in questo modo. Non so, non chiedetemi com'è possibile. E peraltro il seed cambia ogni volta, assurdo. Vedete qui, è tutto buio e peraltro non sta spawnando nessuno, come vedete. Ah, e siamo in una di quelle caverne, avete capito? Bellissime, mi piacciono un sacco. Però allo stesso tempo, a pensare che potrebbe davvero esserci uno degli Smiling Critters, se non magari più Smiling Critters insieme. Ho trovato dell'oro. No, mi sa che non si può scavare. Prima mi serve il ferro. E poi l'oro non mi serve adesso. Devo trovare gli Smiling Critters. Per forza. Ok, ho trovato del ferro che può esserci assolutamente utile per sconfiggere quei dannati pazzoidi. Perché sicuramente vorranno farci fuori. Vorranno ucciderci. Ah, aiuto, perdinci, bacca, puzzarda, puzzarda, aiuto. Che caspita è quest'acqua? Non voglio saperne niente. Ho chiuso tutto, mi dispiace. Altro ferro. Aha. E qui continua sotto. Dio, ragazzi, guardate quanto caspita è grande. Ma che diavolo è successo qui? E lì ci sono pure i diamanti. Anche se in questo caso non ci servono a niente, perché dobbiamo trovare gli Smiling Critters, onestamente. Ok, prima esploriamo queste rovine, perché potrebbero darci dei materiali interessanti. E poi se ci pensate, gli Smiling Critters potrebbero proprio stare qui, in effetti, in queste ferrovie buie. Ah, dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. Qui la vedo male, purtroppo. Siamo in totale pericolo. Siamo esposti. Anche perché poi io non so che cosa succede dopo nella vita reale. Non voglio che mi arrivino e mi facciano fuori. Non so se mi spiego bene. Guardate, questa caverna è un dedalo di intrecci enorme. Vedete, guardate quello che vi stavo dicendo. Qui c'è uno spawner di ragna, quanto sembra, o quello che è. E come vedete non spawna nessuno. E questo è indice del fatto che potrebbero esserci davvero gli Smiling Critters. Anche se non li sto vedendo, e questo mi insospettisce molto, ragazzi. Non so voi che cosa ne pensiate. Scrivetemelo nei commenti, così so che cosa ne pensate. Ho fatto un sacco di torce, così ci vediamo fra queste cose molto, molto buie. Che diavolo è stato? Avete sentito?
Ok, questo sta essendo abbastanza inquietante, anche perché non credo di riconoscere quel sonno. Suono. Volevo dire suono, scusatemi. Mi sono un attimo confuso. Ma non distraiamoci, accidenti, perché qui ho sentito un suono e potrebbero essere gli Smiling Critters, che poi la traduzione è creature sorridenti, perché in effetti sorridono e sono molto, molto inquietanti, perché hanno quel sorriso tipico di creature inquietanti, fatte apposta. Però direi di scendere qui sotto per dannazione, però, senza morirci, però. Oh mio Dio, stavo per morirci, vero? Ah! Ah! Oh mio Dio, avete visto? Quello è lo Smiling Critters, guardatemi! E non mi sta facendo niente, per qualche strano motivo. Che diavolo? È molto strana come cosa, non pensate? Ah, signor Smiling Critters. Allora, vi devo dare il seed però. Vedete, ragazzi, questo è il seed del mondo. E qui, aspetta, eccolo qua, vedete, è proprio lui. Ciao, caro. Però è molto strano, devo dirvi. Io pensavo che mi avrebbe attaccato. Ragazzi, ma che diavolo è questo coso? Che, perché sta essendo picchiato? Ma questo è uno di... Ehi, lascialo stare, è uno di quei cosi piccolini, è piccolissimo. Cos'è? È questo per caso il coso cattivo? Aspetta, aiutiamo il nostro amico, perché sta essendo picchiato, mi dispiace. Oh, accidenti, questa cosa è molto inquietante, che diavolo? Perché veniva picchiato? Per fortuna ci sono stato io, sennò probabilmente veniva ucciso, anche perché lui sembra buono. Non è giusto che se la prenda con lui, perché se la stava prendendo proprio con lui? Ma ho paura di averli fatto arrabbiare adesso. Ragazzi, no 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 no, se la sta prendendo con me. No 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 no, vai via, vai via. No 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 no, per favore. No no no, per favore. No 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 no, non puoi, non puoi, non puoi. Ragazzi, è inquietantissimo, perché se la sta prendendo con me? Ok, è morto per fortuna, ha un solo cuore e non ho nemmeno del cibo qui. Accidenti. No, no, mi ha ucciso. Wow, non me l'aspettavo minimamente. Andiamo al prossimo seed. Ho cercato tantissimo questo seed, è stato molto difficile trovarlo e finalmente l'ho trovato. 994. Questo è il seed. Oh mio Dio. È inquietantissimo perché adesso stiamo vedendo il video di un ragazzo dove entra in casa sua e c'è un villager completamente nero. Anche se in realtà può sembrare un banner quello, in realtà, ora che ci penso. È incredibilmente inquietante però, quindi andiamo a provarlo. Ho cercato questo villaggio e ne ho trovato uno. In teoria, proprio qui dovrebbe nascere il villager maledetto. Quindi ho iniziato a cercare delle risorse e a farmi una base. Dovevo prendere seriamente questa cosa. Aspettate un attimo. Perché non si è fatto giorno? Non mi dite che si è buggato. Perché in effetti diceva così in quel mito. Oh mio Dio, davvero non diventa giorno. Questa cosa è veramente inquietante, raga. Perché prima stava diventando giorno, ora cos'è successo? Ora non diventa più giorno. Stavo anche facendo il ferro per farmi un'armatura e io direi di farmi prima di tutto una spada perché ho paura che succeda qualcosa di brutto qui. Mi faccio giusto un'armatura così non rischio di morire se arriva qualcuno, anche se in realtà il villager potrebbe essere molto forte e mi servirebbe molto più che un'armatura in ferro. Non so, sto guardando in giro, ma vedo solo dei ragni. Le classiche cose, insomma. Io direi di andare qui nel villaggio perché voglio cercare il villager con i miei occhi. E vedete, la notte sta anche finendo, quindi non saprei che cosa dire, onestamente. Quello che non dorme potrebbe essere solo un bug, magari. Chi lo sa? Vediamo qui dentro, sto cercando il villager. Ma non lo trovo onestamente. Spero di trovarlo invece. È che ora che ci penso potrebbe spawnare chissà dove nel mondo. Non è così semplice se ci pensate trovarlo. Quindi io direi di utilizzare la replay mod. Perché io spero che sto registrando. Sto registrando, ok, sì. Allora, praticamente ho una mod che registra, che mi registra nel mondo. Così posso fare tipo le scenette nel video dove vi faccio vedere me in terza persona. Cioè si vede il personaggio praticamente di io che gioco. Quindi usciamo un attimo dal mondo. Allora, vedete qua, praticamente io qui ero nel punto di prima. E io qua, vedete, mi muovo perché ho registrato tutto quanto. Adesso però blocchiamo questa cosa. E direi di iniziare a spostarci nel mondo per vedere se c'è qualcuno. Perché potrebbe esserci magari qui da queste parti. Bene, così almeno riusciamo a cercare meglio. Allora, qui in teoria non c'è nessuno però, vedo. Mi pare di vedere. Ovviamente voi dovete benissimo aguzzare gli occhi. Dovete vedere tutto benissimo. E dovete dirmi nei commenti se c'è qualcosa
che notate di strano, di anomalo o cose di questo tipo, perché io non sto notando proprio niente. Magari qui in questo villaggio, non lo so, magari nelle case, ora che possiamo passare anche attraverso i blocchi, vedete? Ma non mi pare di vedere assolutamente niente. Dai, non mi dite che era solamente un fake. Può essere che questo mito fosse davvero solo un fake. Secondo voi? Non so, non so proprio dirvi, raga. Ok, sì, probabilmente era solo un fake. Quindi torniamo al Sid che avevamo interrotto all'inizio di questo video. Qui non si vede niente, che pizza. Qua si sta vedendo l'uscita? Ma, raga, che diavolo è? Ho sbagliato strada per caso, so? No. No. Continua, guardate, un muro infinito. Ok, allora dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo uscire immediatamente da questa caverna dove succedono troppe cose inquietanti. Quindi adesso io direi di scavare da questa parte, prendere tutta la cobblestone e uscirci. Ma chi è questo? Ma chi è questo? Ma raga, ma avete visto? Ma chi è questo? No, no, non sto capendo. Ma chi è questo? Ma c'è un villaggio per caso qua sopra? Non è possibile. Ma è stato lui a fare questa cosa? No, non credo. E ovviamente su Minecraft o è completamente buggato, mi si è buggato completamente, oppure qua sta succedendo qualcosa ed in effetti è proprio ciò che hanno detto le persone che hanno parlato di questo Sid. Ok, prendiamo la cobblestone, andiamocene via da qui prima che sia troppo tardi. Allora così, devo arrivare da quell'altra parte. Che cos'è stato? Che diavolo sta succedendo? Siamo troppo esposti, come vedete, alle caverne. E mi sa che qui devo andare solamente così e... Perché mi pare che fosse da questa parte che si usciva. Devo solo adesso scavare una scala sopra e ci sono. Ok, sono fuori. Direi che per questo sito non c'è nient'altro da vedere.